Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Il rapporto tra gli attaccanti e la maglia della nazionale è spesso contraddittorio, soprattutto in Italia, dove il gioco dei commissari tecnici non sempre collima con quello dei club. Ci sono stati grandi bomber che si sono ritrovati chiusi in nazionale e non hanno mai avuto chance importanti, altri che hanno fallito quando sono stati chiamati in causa, contrapponendo alle vagonate di gol realizzati in carriera un pugno di presenze con la selezione nazionale. Vediamo quali sono stati i casi più eclatanti in bomber poco azzurri, grandi in Serie A, a secco in nazionale. Roberto Pruzzo. Il suo è forse il caso più eclatante tra quelli che andiamo ad elencare. Tre volte capocannoniere della Serie A e capace di non partecipare per due volte consecutive ad un mondiale pur potendo vantare questo titolo, con Bearzot che non convocò Orei di Crocefieschi né per la spedizione del 1982 né per quella del 1986. Nel primo caso il CT vide la scelta premiata dal titolo, nel secondo arrivarono solo polemiche per non aver portato il capocannoniere, autore di ben 19 reti in Serie A. Non si è mai compreso cosa spingesse Bearzot ad ignorare Pruzzo, che in nazionale ha giocato solo 6 volte senza segnare mai, e con l'ultima presenza datata febbraio 1982. Al di là delle incompatibilità tattiche, si parlò di una rottura totale dopo la mancata convocazione del 1982, quando il tecnico volle dare massima fiducia a Paolo Rossi. Resta però incomprensibile, anche a posteriori, la scelta del 1986 con Pruzzo che aveva alle spalle forse la sua migliore stagione di sempre. Amedeo Amadei. I bomber romanisti non hanno probabilmente feeling con la nazionale. Il fornaretto di Frascati è stato il più giovane giocatore di sempre ad aver segnato in Serie A ed ha chiuso la carriera a quota 174 reti, quando le difese erano di certo meno indulgenti di quelle di oggi. Non bastò però per avere spazio in azzurro, anche perché nei suoi anni migliori i campionissimi del grande Torino dominavano la scena e le squadre del nord, nonostante la parentesi del tricolore giallo-rosso nel 1942, la facevano da padrone. Dopo il passaggio all'Inter, la lunga militanza al Napoli all'inizio degli anni 50. Paolo Pulici. Idolo dei tifosi granata, con la maglia del Toro Pulici si esaltava, da sempre considerato bomber più efficace nelle partite casalinghe quando veniva esaltato dal pubblico che in trasferta. Le medie realizzative non erano però in discussione e nel derby in casa della Juve si dice mandasse in visibilio la curva del Torino pulendosi con cura gli scarpini su uno striscione bianconero che veniva posizionato all'ingresso del campo. Tre titoli da capocannoniere in Serie A non convinsero però mai Ferruccio Valcareggi prima ed Enzo Bearzot poi di poterlo ritenere il titolare al posto di Bettega. Il 30 dicembre 1975 una doppietta alla Grecia sembrava poter cambiare la storia, ma agli europei del 1976 l'Italia non partecipò e una sfilza di opache amichevoli senza gol tra il 1976 e il 1977 lo tolsero dal giro degli argentini, venendo convocato per il mondiale del 1978 ma senza mai scendere in campo. Il treno azzurro per lui, nonostante 142 gol in Serie A, era passato. Bruno Giordano. Per il bomber laziale di Trastevere, la storia con la nazionale fu sempre segnata dal trovarsi al posto giusto nel momento sbagliato. Difficilmente Bearzot non l'avrebbe portato in Argentina per il mondiale del 1978, dove pure andò giovanissimo il suo amico Manfredonia, se la stagione della sua esplosione non fosse stata quella successiva, capocannoniere con una Lazio da metà classifica nella Serie A 1978-79.
Difficilmente la coppia Rossi-Giordano non sarebbe stata presa in considerazione dal CT per gli europei del 1980 da giocare in casa, se non fosse arrivato lo tsunami del calcio scommesse. Rossi fu riabilitato appena in tempo per diventare l'ombre del partito in Spagna. Giordano dovette invece ricevere la grazia proprio in virtù del trionfo mondiale. In nazionale, dopo la squalifica, ci tornò tra il 1983 e il 1985, ma l'Italia, gli europei del 1984, non li disputò e nel 1986, nonostante una stagione in doppia cifra al Napoli, Berzotti ignorò sia lui sia Pruzzo per tenere Paolo Rossi, poi mai schierato in Messico, in rosa. Marco Di Vaio. Tra i calciatori citati in questo episodio è l'unico ad essere sceso in campo almeno una volta in una fase finale di un mondiale o di un europeo, per la precisione nella sfortunata spedizione in Portogallo dell'Italia di Trapattoni nel 2004. Tra Parma, Juventus, Valencia, Monaco, Genoa e soprattutto Bologna negli anni della maturità calcistica, il bomber romano di gol ne ha sempre segnati parecchi, arrivando a 142 totali in Serie A come Paolo Pulici e Cristian Bieri, ma per la nazionale ha sempre avuto qualcuno davanti. Probabilmente aver dato il meglio negli anni passati in provincia non ha mai invogliato i commissari tecnici a considerarlo una prima scelta, abituati a pescare tra le squadre di vertice, soprattutto negli anni in cui la Serie A offriva maggiore scelta tra gli attaccanti italiani. Non è un caso che tra il 2003 e il 2004, negli anni di militanza alla Juventus, si concentrino la maggior parte delle 14 presenze totali in azzurro e soprattutto la convocazione per il Portogallo. Giuseppe Savoldi. Lui di gol in Serie A ne ha segnati ben 168 con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli, ma in nazionale ci ha giocato solo 4 volte, curiosamente anche lui in campo e soprattutto a segno, nell'Italia-Grecia 3-2 con doppietta di Paolo Pulici, altro protagonista di questo episodio. Per lui i gol in azzurro non sono arrivati mai, ma neanche delle vere chance nonostante stagioni da 20 gol. Nel 1978 furono addirittura 28 le reti tra campionato e coppe con il Napoli, ma la convocazione per il Mondiale argentino non arrivò e lui stesso si è dato una spiegazione, come raccontò in un'intervista. In nazionale ho giocato soltanto 4 partite, mi resta il rimpianto. Ho capito che per me non c'era spazio quando non venni convocato per un'amichevole a San Paolo in vista dei mondiali del 1978. Venivano preferiti i blocchi, c'era quello della Juve e quello del Torino, con Pulici e Graziani. Peccato. Ed effettivamente la rassegna argentina dimostrò come la coppia Rossi-Bettega fosse ormai quella prescelta da Berzot, con i bomber Granata subito alle spalle come alternative. E tu? Ricordi altri grandi attaccanti italiani che non sono riusciti ad essere all'altezza della loro fama con la maglia azzurra? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!